Sopralluogo all'ex circolo dei nobili di Palazzo del Carmine, dove prossimamente troverà posto un punto informativo cittadino e la sede della Proloco. Sì, si è creata una felice congiuntura e una felice interazione tra il GAL Terre del Nisseno e la Proloco regionale, che oggi è qui rappresentata dal dottore Laspina di Catania. Abbiamo presente anche il dottore Randazzo della sede provinciale, il nostro rappresentante Giuseppe D'Antona in questo momento non è in sede, però ha già avuto ovviamente contatti e quindi è già stato lietamente informato di questo trasferimento che avverrà nei prossimi mesi. Contiamo già ad ottobre probabilmente di avere le tre stanze del Circolo dei Nobili adibite a punto informativo della Proloco. La città di Caltanissetta al momento ha la sede della Proloco presso il Museo Tripisciano a Palazzo Moncada ed è un posto molto defilato, per cui abbiamo pensato che per chi come turista viene in città sia più utile avere tutte quante le informazioni proprio all'interno del Palazzo del Carmine. Peraltro queste tre stanze si prestano al tipo di progettualità che la Proloco regionale e il GAL stanno attuando e che riguarda non soltanto un punto informativo ma anche un punto di come dire, visione e di pubblicizzazione dell'intero territorio, dei prodotti territoriali, con una mostra permanente in una delle tre stanze, mentre invece la terza stanza verrà adibita ad un punto multimediale con un totem e diversi diciamo strumenti informativi che consentiranno al turista ma anche al nisseno di essere informato sempre di ciò che sta accadendo in città dal punto di vista culturale, per cui questo diventerà come dire un punto di snodo in cui in periodi particolari come quello della Settimana Santa ma in qualunque momento dell'anno sarà possibile avere informazioni su Caltanissetta e sull'intero territorio. Una sede più centrale per il turista che ha necessità di raccogliere informazioni. Sì, ecco, con questo accordo con il comune di Caltanissetta riusciamo ad avere un punto centrale per il turista, che è la cosa fondamentale per chi vuole effettivamente sviluppare il turismo in un'area. Il turista deve essere accolto e il primo punto per accoglierlo deve essere la nostra sede, quindi la Proloco, che per eccellenza è il punto di informazione. Con questi locali riusciremo a dare molti servizi ai turisti, perché sarà anche il centro di informazione e accoglienza di tutto il territorio del GAL Nisseno, quindi qua si potrà trovare un po' tutto quello che è l'essenza del territorio di Caltanissetta, quindi i prodotti tipici, l'artigianato, ci sarà una saletta multimediale con la proiezione di video che rappresentano un po' tutto quello che si può vedere in giro per la nostra area. Ecco, un momento proprio importante per la fruizione turistica della nostra provincia.